patrio delle salme. I due tecnici della Bonatti uccisi in Libia, Failla e Piano, fanno il loro ritorno in Italia. All'atterraggio delle bare, celebrato un rito religioso alla presenza delle famiglie delle vittime. Grande commozione tra i presenti. Bancarotta fraudolenta. Si aggrava la posizione di Antonino Purulenti, ex presidente del Catania Calcio, indagato per il fallimento della compagnia aerea Winjet. Sequestrato 1 milione di euro su un conto svizzero a lui riconducibile. Non siamo cavie. No Muos, Lega Ambiente e 5 Stelle in protesta a Niscemi contro l'accensione alla massima potenza delle antenne del sistema radar per la misurazione dell'emissione di onde elettromagnetiche. Nessun provvedimento a tutela della popolazione. Via alle analisi. Avviata la progettazione per la ricostruzione del viadotto Imera. L'ANAS ha affidato a 2 docenti universitari le analisi strutturali della carreggiata rimasta in piedi e quelle geotecniche del terreno sul quale poggiano i piloni. Ecco Novellino. Manca solo la firma, ma l'ex tecnico del Modena è l'ennesimo allenatore destinato ad accomodarsi sulla panchina rosanero. Contratto fino a giugno con un'opzione per il prossimo anno in caso di salvezza. E bentrovati amici telespettatori a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Bentrovato anche a te Lorenzo, da cosa partiamo oggi? Bentrovata Giorgio, bentrovati i nostri amici. Partiamo, l'avete appreso nei nostri titoli, sono arrivate questa notte all'aeroporto militare di Ciampino a Roma le salme di Salvatore Failla e Fausto Piano, i due tecnici della Bonatti rimasti uccisi in Libia, ad accogliere i feretri, il dolore delle rispettive famiglie. Dettagli. Sono arrivate in Italia le salme di Salvatore Failla e Fausto Piano, i due tecnici della ditta Bonatti assassinati in Libia nei giorni scorsi. Ad accoglierli all'aeroporto militare di Ciampino c'erano i loro familiari. L'aereo è atterrato intorno a 00:40. Dopo 15 lunghi minuti dall'arrivo è stato aperto il portellone e a bordo è salita una rappresentanza formata da alcune autorità. Successivamente, tra la commozione di tutti, i carri funebri sono stati trasferiti verso la palazzina del 31° stormo, dove sono rimasti in attesa i familiari di Salvatore Failla e Fausto Piano. Questi si sono quindi avvicinati ai due carri funebri in presenza anche di un parroco che ha benedetto le bare. La funzione, svoltasi sulla pista di Ciampino, è durata circa mezz'ora. Al rito erano presenti il ministro Gentiloni, i parenti dei due tecnici Rosalba Castro, moglie di Failla, con le due figlie, Erika di 23 anni e la sorella minore Eva, mentre per Fausto Piano la moglie Isabella e i tre figli Giovanni, Stefano e Maura. Alla fine il parroco ha benedetto ancora una volta i feretri dopo che i parenti hanno dato l'ultimo saluto ai loro familiari a assassinati in Libia. Nel corso del tragitto che ha portato i feriti a Roma, un addetto alle pompe funebri ha accusato un malore ed è stato subito soccorso. Adesso si attendono le prossime ore, quando al Policlinico Gemelli i medici dell'Istituto di Medicina Legale eseguiranno l'autopsia sui corpi dei due tecnici della Bonatti. Prima che arrivassero le due salme in Italia, Rosalba Failla, vedova di Salvatore, aveva rilasciato alla stampa di non volere i funerali di Stato per il marito, esprimendo tutta la sua rabbia. Nel frattempo, la moglie del tecnico di Carlentini in provincia di Siracusa, nelle scorse ore, ha fatto ascoltare una delle ultime chiamate del marito. «Ciao, sono salvo, i miei compagni li hanno portati via, io sono rimasto da solo e ho bisogno di cure mediche, ho bisogno di aiuto. Parla con giornali, TV, vedi di muovere tutto quando puoi muovere». Le parole di Failla si riferiscono ad una registrazione fatta ascoltare alla donna dai rapitori nell'ultima telefonata ricevuta lo scorso 13 ottobre. Si aggrava la posizione di Antonino Pulvirenti a margine dell'inchiesta per il fallimento della Winjet, sequestrato 1 milione in un conto svizzero appartenente proprio all'ex patron del calcio Catania. Vediamo. Nuova tegola per Antonino Pulvirenti a margine dell'inchiesta sul fallimento della compagnia aerea Winjet, a suo tempo presieduta proprio dall'ex patron anche del Catania Calcio. 1 milione di euro è stato sequestrato su un conto in Svizzera riconducibile alla società Jafar. Il provvedimento disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Etneo, dopo la richiesta della Procura, è stato reso possibile grazie alla ricostruzione del ruolo giocato proprio dalla società elvetica. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania
Campania hanno scoperto come, nel marzo 2011, dalla fiduciaria Jafar partirono 3 milioni di euro verso la Wingjet con causale futuro aumento del capitale sociale. Poco prima dello stop dei servizi della compagnia low cost, ormai 4 anni fa, alla Jafar tornò proprio il milione di euro sequestrato oggi, portando i magistrati contabili ad ipotizzare inizialmente il reato di bancarotta preferenziale, avendo Pulvirenti già in condizioni di insolvenza favorito un creditore, la Jafar, rispetto ad altri. Ma proprio le indagini hanno riscontrato come il conto della società elvetica fosse interamente nella disponibilità proprio di Pulvirenti, che ha visto dunque aggravarsi la sua posizione configurando il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Accuse confermate durante gli interrogatori dello stesso Pulvirenti, ancora ai domiciliari, e che coinvolgono anche l'amministratore delegato Stefano Rantuccio e il componente del CDA Agatino Vitaliti. Proseguiamo. Tutto per un pacchetto di sigarette, finita in tragedia, una lite tra due fratelli palermitani. Il 24enne Francesco Capace sarebbe finito contro una porta a vetri che gli avrebbe reciso un'arteria. È finita in tragedia quella che poteva sembrare la classica lite tra fratelli. È accaduto a Palermo, dove ha perso la vita Francesco Capace, di 24 anni, residente in Corso dei Mille. Il giovane aveva litigato con il fratello per un pacchetto di sigarette, ma i fatti sono precipitati e il 24enne è finito contro una porta a vetri. Una lastra tagliente gli ha tagliato un'arteria e per lui non c'è stato più nulla da fare. Sull'accaduto il pubblico ministero Emanuele Ravaglioli ha aperto un'inchiesta e ha affidato gli accertamenti alla squadra mobile. I fatti risalgono sabato notte, quando Francesco Capace è stato trasportato all'ospedale Buccheri La Ferla a causa di una violenta emorragia per le ferite tra il petto e il braccio. Il giovane, vista la gravità della situazione, è stato subito trasferito alla chirurgia vascolare del Policlinico per la ricostruzione dell'arteria brachiale. Vani soccorsi, Capace è morto tra la notte di lunedì e martedì. Per il giovane è stata disposta l'autopsia nelle prossime ore. A raccontare della lite tra i fratelli è stata la madre dei due, che è stata anche interrogata dagli inquirenti. Al momento il fratello della vittima è indagato per omicidio preterintenzionale e nei suoi confronti non sono stati ancora presi dei provvedimenti. Adesso si è in attesa del sopralluogo della scena della lite per ricostruire gli ulteriori dettagli. Francesco Capace è stato ricordato con commozione dagli amici sui suoi social network, che hanno rivolto al giovane l'ultimo saluto. Ci fermiamo adesso per qualche secondo. Oggi 68esimo anniversario della morte Giorgio Di Placido Rizzotto. Vi forniremo le parole della presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosi Bindi, che è intervenuta sulla polemica a Corleone che ha investito il sindaco, che non ha dato alla CGIL la possibilità di svolgere in piazza la commemorazione. Restate con noi. Ogni giorno a migliaia di bambini vengono somministrati farmaci non sperimentati per uso pediatrico, spesso senza nessuna prescrizione né controllo medico. Ma chi li espone a questi rischi? Non dare loro i tuoi farmaci. Lattanti, bambini e adolescenti non sono adulti in miniatura. Rivolgiti sempre al pediatra. Se ti sta a cuore la loro salute, il senso della misura non basta. Amici telespettatori, vi aspetto con Status, il sindaco risponde. La possibilità di parlare con il primo cittadino, Leoluca Orlando. Chiamate subito al numero che vedete in sovrimpressione, 30 18 88. Prenotate la possibilità di chiedere al sindaco quello che volete. Fate domande naturalmente, ma prenotatevi subito al 30 18 88. Il sindaco risponde, sarà in questo studio per rispondere a tutte le domande dei cittadini. Vi aspetto. gtsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su gtsnotizie.it. Non solo un quotidiano online. Why don't you stop now? Sport Film Festival, rassegna cinematografica internazionale, produttori e registi cinematografici, personaggi del mondo televisivo, radiofonico, sportivo, saranno premiati con il Paladino d'Oro. Sport Film Festival, rassegna cinematografica internazionale, Sport Film Festival. Never been
so real. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore. Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif a Palermo, in via Vannantò 21. Naif. Gustose tentazioni. Bentornati in studio. Nel giorno del 68esimo anniversario della barbara uccisione mafiosa del sindacalista Placido Rizzotto, nel comune palermitano si è discusso più della polemica inerente alla mancata concessione della piazza da parte del sindaco che della storia e dell'esempio di lotta alla mafia lasciato dall'indimenticato sindacalista. Sulla vicenda è intervenuta la presidente della commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi. Vediamo. Io spero che Placido Rizzotto oggi venga ricordato da tutti, un glorioso sindacalista, un grande lavoratore. E il sindaco si prenderà le responsabilità della decisione che ha assunto. E legalità non è un principio formale, ma nella nostra Costituzione la legalità è lo strumento attraverso il quale si realizza la giustizia. La mafia e tutte le mafie sono la causa principale della negazione dei diritti nel Mezzogiorno d'Italia e non solo, ma anche uno Stato che non riesce ad affrontare fino in fondo la questione lavoro, la questione diritti, l'uguaglianza in queste terre, finisce per offrire un alibi alle mafie, le quali diventano gli interlocutori principali della società e delle persone. Torniamo a parlare della polemica inerente al MUOS, perché dopo l'accensione delle tre parabole dell'impianto americano alla base di Contrada Ulmo a Niscemi esplode la protesta dei sindacati con i manifestanti che si oppongono alle prove tecniche, dicono abbiamo paura per i nostri figli, guardiamo. In protesta nella base militare di Contrada Ulmo a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Bandiere no muos, il tricolore, è un vero e proprio corteo contro le prove tecniche del nuovo impianto effettuate per valutarne le reali emissioni. I tecnici dell'ARPA dovranno stabilire infatti se, come sostiene il governo americano, non ci sia alcun pericolo per la popolazione della zona o se, come sostengono i comitati in protesta, le emissioni elettromagnetiche superano i limiti stabiliti per legge. Già lo scorso gennaio le misurazioni delle onde avrebbero dovuto essere effettuate, ma il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, le fermò non ritenendo che fossero state prese misure a tutela della popolazione durante i 3 giorni di test previsti. Questa volta invece le verifiche non sono state fermate, da qui le proteste. Ad appoggiare i manifestanti, il Movimento 5 Stelle, che ha scritto al prefetto del comune Nisseno chiedendo di fermare l'accensione delle parabole, ma non ricevendo alcuna risposta. Durante le operazioni di verifica del campo elettromagnetico è prevista un'area di 2 chilometri per tenere lontane le persone. Una cosa sia chiara, ha affermato il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna. Il MUOS di Niscemi è un'opera abusiva e va smantellata. Queste prove sono state decise senza alcuna tutela per chi vive in quella zona. È rimasta in piedi del viadotto Imera, crollato poco meno di un anno fa a seguito di una frana. Ce ne parla Cettina Pellitteri. Potrebbero essere avviati a breve i lavori di ricostruzione della carreggiata del viadotto Imera, direzione Catania, distrutta da una frana poco meno di un anno fa e demolita nel dicembre del 2015 a seguito di un ulteriore smottamento. La progettazione avviata dai tecnici dell'ANAS già da inizio febbraio dovrà essere completata entro luglio. Nel frattempo sono state già avviate le procedure per la valutazione dell'impianto ambientale e le procedure burocratiche per l'inizio dei lavori, che prevedono fra l'altro la costruzione di un ponte lungo 270 metri. Per la carreggiata direzione Palermo si dovranno invece verificare i danni della struttura rimasta in piedi e le condizioni del terreno sul quale poggiano i piloni. Le analisi saranno condotte da 2 tecnici palermitani, docenti universitari, che entro la fine di aprile dovranno consegnare all'ANAS una relazione sulla verifica strutturale della carreggiata e un'analisi geotecnica del terreno franato. Il nuovo viadotto, secondo il piano tecnico dell'ANAS, dovrà essere pronto entro il 2018.
Rosa, parliamo adesso di uno dei temi d'attualità degli ultimi giorni in Sicilia, quello delle ZTL, anche perché Palermo sta per attivare le proprie zone a traffico limitato, dopo che in finanziaria è stato appunto spiegato come non sarebbe possibile attivare delle ZTL senza un regolamento e scontro tra la giunta comunale e il consiglio comunale di Sala delle Lapidi. Ebbene, è intervenuta una relazione da parte di tre tecnici dell'ufficio mobilità del comune di Palermo, che spiega come sì, in realtà è la giunta che può stabilire leggi, regole e anche formalità delle ZTL a Palermo. Sentiamo allora i servizi. Dovrebbero entrare in vigore a fine mese, intanto è bufera sulle ZTL a Palermo. L'amministrazione comunale mira alla riduzione dei livelli di inquinamento e alla vendita dei pass ai residenti, ma contestualmente c'è chi invece parla di ricorso al TAR, giudicando illegittimo il provvedimento. Tra Consiglio Comunale e Giunte scontro su chi debba stabilire tariffe e zone e Sala delle Lapidi rivendica maggiore voce in capitolo. Per i tecnici il Consiglio non ha competenze in materia e la decisione spetterebbe alla Giunta. I dirigenti dell'Ufficio Comunale alla Mobilità hanno presentato alla conferenza dei capigruppo una relazione sui provvedimenti adottati in materia di ZTL. Il capoaria del servizio partecipazione Sergio Maneri e i dirigenti degli uffici Mobilità e Piano Tecnico del Traffico, Antonino Rizzotto e Roberto Biondo, hanno chiarito nel documento i presupposti giuridici. In una sentenza del TAR si legge: il compito di istituire e individuare le ZTL è attribuito alla Giunta, così come la competenza sulla tassa per l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore. Secondo il TAR, le tariffe non hanno alcuna natura tributaria, ma servono per scoraggiare gli automobilisti ad accedere in determinate aree. Nella relazione, infine, viene ricordato che il Consiglio Comunale ha avuto modo di esprimersi a dicembre scorso sulle tariffe da applicare sulle ZTL, nel momento in cui ha dato il via libera al contratto di servizio dell'AMAT. Un nobile gesto al fine di alleviare le difficoltà dei degenti e dei familiari. Il ricavato dell'iniziativa Colomba della Solidarietà, promossa da Fiasconaro, sarà infatti devoluto per sostenere i pazienti e dar vita al progetto Casa Famiglia. Vediamo. Colomba della Solidarietà. Questo è il nome dell'iniziativa promossa dall'azienda Fiasconaro di Castelbuono per sostenere i pazienti dell'ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù. La somma ricavata dalla vendita del dolce sarà devoluta a favore dei pazienti dell'ospedale in condizioni di indigenza e per favorire il progetto Casa Famiglia, che darà vita a un luogo di riferimento per i familiari che desiderano assistere da vicino i propri cari. La manifestazione, tenutasi ieri, si è conclusa con il taglio di una grande torta con il simbolo del Giglio, preparata proprio dal giovane Fiasconaro e con un brindisi augurale. E vogliamo venire incontro a queste, ai familiari, ai pazienti nostri che stanno qui per raggiungere un obiettivo a breve termine, che è quello di una casa famiglia che possa diventare un luogo di riferimento, la casa dei nostri, dei familiari, dei nostri pazienti, per dare a loro la possibilità di sopportare la loro, i loro drammi, le loro sofferenze, e non abbiamo esitato di affiancarci a questa azienda di eccellenza che sono i fratelli Fiasconaro. Io credo che ci siano almeno 300 pazienti all'anno e 300 pazienti all'anno che hanno una grossa disabilità residua devono essere assistiti non solo dalla famiglia, non solo dall'ospedale ovviamente perché l'organizzazione è diversa, ma da tutte e due in ambienti neutrali. Siamo nel territorio Castelbuono Cefalù, siamo a due passi, e quando l'ospedale chiama, perché ha un servizio di grande nobiltà per tutto l'intero comprensorio ma anche per l'intera Sicilia, noi che produciamo le colombe che hanno un significato anche religioso e di solidarietà, cosa più bella di fare un gemellaggio, di fare una donazione di colombe al fine di raccogliere dei fondi per migliorare quello che è l'attuale struttura del Giglio di Cefalù. Adesso ci fermiamo giusto qualche altro secondo, restate con noi perché al nostro rientro in studio apriremo la pagina dello sport. A tra poco. gdsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su gdsnotizie.it. Non solo un quotidiano online.
Amici telespettatori, vi aspetto con status Il Sindaco Risponde. La possibilità di parlare con il primo cittadino, Leoluca Orlando. Chiamate subito al numero che vedete in sovrimpressione, 30 18 88. Prenotate la possibilità di chiedere al sindaco quello che volete. Fate domande naturalmente, ma prenotatevi subito alla 30 18 88. Il Sindaco Risponde sarà in questo studio per rispondere a tutte le domande dei cittadini. Vi aspetto. Oggi vi presentiamo qualcosa di veramente interessante. Vemacar, da più di 20 anni leader nel settore della vacanza itinerante, vi attende nella sua esposizione di via Ammiraglio Fersano 29 a Palermo. Vemacar, vendita, officina, ricambi e store. Vemacar, comunicare per emozionare. Vemacar, per viaggiare verso i tuoi sogni. Vemacar, l'isola che c'è. Crediamo che il divertimento sia appena iniziato. Vemacar, perché il camper sia sempre un piacere. Vieni a trovarci in via Ammiraglio Fersano 29 a Palermo. Al centro batterie e marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro batterie e marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effetto a cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro batterie e marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. Tennis Club Vallejato, scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo, troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Vallejato, il circoletto, a Partinico in contrada Timpanella. Bentornati in studio, come promesso passiamo allo sport, il calcio, giorni di tumulti in casa rosanero perché non è ancora ufficiale, ma già da ieri sera Walter Novellino sarà il settimo allenatore del Palermo in questa stagione ad avvicendarsi appunto in panchina, il settimo nome, si attende appunto la firma sul contratto per l'ex allenatore del Modena, contratto fino a giugno con opzione per l'anno prossimo in caso di salvezza sempre più difficile. Ormai manca soltanto l'ufficialità, ma Walter Novellino sarà il prossimo allenatore del Palermo. L'accordo è stato trovato ieri in Friuli tra Zamparini e l'ex tecnico del Modena. Ecco le sue parole che comunque dicono: abbiamo trovato un'intesa, ha detto Novellino, domani ci vedremo per gli ultimi dettagli, ovvero oggi. Ostacoli non ne vedo, ancora ha detto Novellino, devo solo risolvere la mia questione con il Modena. Palermo è una grande piazza, è una bellissima sfida, sono veramente contento. Il vice di Novellino, come confermato dal tecnico stesso, sarà Giuseppe De Gradi, già vice nella sua ultima esperienza a Modena. Giuseppe Iachini, ex allenatore del Palermo, ha parlato a Mediaset Premium della sua decisione di lasciare il club rosanero. Non c'era più condivisione del progetto, ha detto, una dignità come uomo e professionista. Le ultime critiche sono state davvero esagerate. Zamparini mi conosce da 2 anni e mezzo, strano che non si sia fatto un'idea sul mio tipo di gioco. Per questo motivo ho lasciato, mi faceva male dover litigare con un uomo di 75 anni. Ed è giunta proprio qualche minuto fa, Giorgia, la lettera da parte del presidente Maurizio Zamparini, ieri fortemente contestato insieme alla squadra al tenente onorato da un gruppo di tifosi, ha chiesto collaborazione, si legge sul sito ufficiale, non è il momento delle proteste, ha detto il patron friulano, dobbiamo collaborare, il compito di chi dirige una società è quello di prendere decisioni che a volte possono essere sbagliate. Dunque Zamparini che chiede aiuto ai propri tifosi, davvero però molto molto arrabbiati. Giorgia. E in Serie B intanto il Trapani si allena agli ordini di mister Cosmi per preparare la sfida contro il Vicenza che si terrà alle 17.30 di questa domenica proprio sul campo dei Veneti. Vediamo. Dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari, il Trapani ha ripreso ieri mattina gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro il Vicenza, gara valevole come 31esima giornata del campionato di Serie B. Ieri allenamento mattutino per i Granata di Mister Cosmi, che hanno iniziato con riscaldamento fisico e generale, hanno poi proseguito con dei blocchi di possesso metabolico e degli intermittenti. Invece doppia seduta di lavoro per Pagliarulo e compagni, di mattina attività di forza in palestra e poi lavoro su dei circuiti di cambi di direzione, nel pomeriggio possessi metabolici
embolici e partitine. Situazioni infortunati, frattura delle ossa del naso e frattura scomposta del setto nasale per il centrocampista Granata Cavagna, che in uno scontro di gioco durante l'allenamento ha rimediato anche una frattura della parete mediale del seno mascellare. Ha ripreso a lavorare con il gruppo invece il centrocampista Scozzarella, così come Torregrossa. E con lo sport è tutto per questa edizione, siamo in chiusura. Esattamente, però restate con noi perché vi lasciamo alle notizie dall'Italia e dal mondo e quello è il meteo successivamente. Grazie per averci seguito, arrivederci. Attesa per l'autopsia dei due italiani rapiti e uccisi in Libia, le salme arrivate nella notte a Ciampino sono già dalla mattinata al Policlinico Gemelli. Intanto la famiglia di Failla denuncia, ci hanno lasciati soli e rifiuta i funerali di Stato. La testimonianza della moglie riporta di un rapitore libico capace al telefono di parlare italiano. Calo significativo della disoccupazione italiana dopo 7 anni nel 2015, rileva l'Istat, il tasso medio è sceso all'11,9% dal 12,7% del 2014. Trainato dalle assunzioni di dipendenti aumenta il numero di occupati con una media annua di 186.000 unità, pari a più 0,8%. Nel 2015 il tasso di disoccupazione giovanile è sceso al 40,3%, a meno 2,4 punti percentuali rispetto al 2014. Paura ma nessun ferito grave nello scontro tra un tir e un pullman nella notte sull'autostrada A1 all'altezza di Guidonia, vicino a Roma in direzione sud. A quanto ricostruito, il pullman con a bordo 32 passeggeri ha tamponato il mezzo pesante, una decina le persone portate in ospedale. Ufficiale, Aung San Suu Kyi, il premio Nobel vincitrice delle elezioni in Myanmar, non sarà presidente del paese, il partito però ha proposto per la poltrona il suo più fidato collaboratore e braccio destro. La leader ha dichiarato che sarà comunque al vertice come capo del governo. 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta vicino a Pittsburgh, in Pennsylvania. Le vittime, 4 donne e un uomo, sono state colpite da almeno 2 killer durante una festa nel cortile di una casa. Altre 3 persone sono rimaste ferite. Gli assassini sono in fuga. Al momento non si conoscono ancora i motivi dell'attacco. Insieme a Sparta Praga, Lazio è un menù da leccarsi i baffi, quello degli ottavi di Europa League. Spiccano i derby Liverpool, Manchester United, Athletic Bilbao, Valencia e un big match come Borussia Dortmund, Tottenham. Completano il quadro Shakhtar Anderlecht, Basilea Siviglia, Fenerbahce Braga e Villarreal Bayern Leverkusen. Cordiale saluto a tutti voi da parte di ilmeteo.it, dove la il fa la differenza. Previsioni per giovedì 10 marzo. Tempo indeciso, miglioramento al centro-nord, maltempo invece al sud con piogge e temporali. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord bella giornata di sole con clima mite su tutte le regioni, cielo praticamente sereno e terso ovunque. Raggiungiamo il territorio del centro Italia, ultimi piovaschi in Sardegna, ultime nubi in Molise e sul basso Lazio, cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Raggiungiamo anche il sud, piogge in Campania, Calabria, Basilicata e Puglia con temporali su quest'ultima regione, neve in Appennino. Come saranno i venti? Saranno da nord-est sui bacini settentrionali, deboli, variabili altrove. Neve in Appennino meridionale sopra i 900-1000 metri. Concludiamo con le temperature previste. Minime che rimangono pressoché stazionarie con valori compresi tra meno 4 e 8 gradi. Durante il giorno invece prevediamo un aumento al centro-nord con 8-15 gradi previsti, 5-15 gradi invece al sud. Il meteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi augura una buona giornata. Arrivederci.